Mi sono trasferita a Venezia e abbiamo iniziato immediatamente un progetto che coinvolgesse il carcere femminile della Giudecca. Ho iniziato con una lecture, una conferenza in cui ho praticamente mostrato a tutte le detenute del carcere, chi voleva partecipare, ho mostrato i miei lavori e ho parlato un po' di quello che significava per me l'arte contemporanea. E di lì abbiamo praticamente fatto un laboratorio, era chiamato laboratorio onirico, all'interno del carcere. In questi 6 mesi nessuno ha sognato di volare. Il laboratorio è stato una parte di Biennale che è avvenuta prima della Biennale. Lo stesso Massimiliano Gioni è venuto a fare una lecture su tutta la Biennale all'interno del carcere ed è stato compreso benissimo. I sogni dei carcerati, come dire, sono i nostri sogni, però è chiaro che poi ci sono una serie di sogni che io chiamo sogni più istituzionali, quindi la burocrazia, anche semplicemente la mancanza di possibilità di espressione. C'è un sogno in cui una ragazza sta suonando il pianoforte e man mano lì si accorciano le dita finché la mano diventa monca. E questa è un po' l'idea della incapacità in qualche modo di esprimersi. Un altro sogno molto semplice, però in qualche modo che restituisce la burocrazia all'istituzione, è una ragazza che all'interno della sua cella e sente dei rumori di stivali e capisce che c'è un'altra detenuta che deve uscire, ma si è praticamente bloccata sulla soglia della porta perché la sua scarpa si è attaccata a una chewing gum. Ci sono altri 2 lavori che verranno presentati all'interno dell'arsenale. Uno sono una serie di architetture realizzate in compost. Praticamente abbiamo convinto, in qualche modo coinvolto tutte le detenute e l'istituzione carceraria ovviamente, a realizzare una raccolta dell'organico per realizzare il compost che avrebbe creato queste sculture che sono in Biennale, quindi destinato anche a uscire fuori dal carcere. E questo è stato un atto molto simbolico. La seconda, diciamo, opera è un audio, che è un audio di 1 ora ed è un editing, un montaggio di sogni. Ho sognato questa notte che stavo andando via con le valigie e mia mamma mi aspettava fuori. L'audio andrà a una determinata ora, precisamente alle 4 di pomeriggio, che era l'ora in cui iniziavamo il laboratorio. E questo per me è direttamente legato un po' all'idea, forse anche di performance, all'idea del carcere, all'idea di più di esperienza che di opera che rimane lì costantemente. I miei primi lavori erano più concentrati forse sulla memoria, in qualche modo sulla memoria individuale in relazione poi alla storia, quella che noi scriviamo come storia. E penso che il lavoro tra l'individuo e le istituzioni venga un po' da questo anche. Ovviamente il carcere è un po' l'istituzione più complessa, però in qualche modo anche più stereotipata da questo punto di vista. Quindi è quella che ti fa comprendere cosa succede nel momento in cui l'individuo non decide su se stesso.